tavolo di Germania decide di andare a prendere. I miei zii mi volevano bene. Tutti mi volevano bene. Avevano per me una particolare predilezione. Avevamo anche uno zio d'America, che quando veniva dall'America mi portava sempre dei bellissimi regali. E mi diceva sempre che ero bellissima. Mi portava in giardino dopo pranzo, dove c'era un gazebo con delle piante rampicanti che lo ricoprivano tutto, fin su. E lì giocavamo allo zio dell'America, che prima di partire per l'America voleva vedere tutta la sua nipotina. Tutta. E ogni volta che veniva mi regalava degli orecchini, un pettinino per i capelli, sciocchezze, ma io ero contenta e non ho mai smesso di amare i gioielli. Allora questa riunione. Così dopo un po' si presentarono dei miei cugini che avevano visto lo zio e anche loro mi regalavano dei gioielli, degli oggetti, delle collanine, degli orecchini. E io gli facevo fare tutto quello che volevano. E quindi fu così che, cresciuta, divenuta signorina, beh, io capii che la mia strada era segnata e seguì la mia vocazione. E diventai una puttana.